basta ascoltarne il suono per convincersi che questi strumenti hanno davvero qualcosa di divino. La leggenda narra che l'arpa fu creata da Apollo, trafiggendo di corde tese l'arco di Diana. Nella realtà, per ammirarne il design e la bellezza, basta andare a Piasco, in Piemonte, nelle terre del Marchesato di Saluzzo. Qui Victor Salvi, negli anni 70, ha dato vita ad una grande realtà industriale che produce annualmente un migliaio di arpe classiche e celtiche, realizzate interamente a mano. L'azienda detiene oggi la leadership nella fabbricazione di questi strumenti. Artigiani e tecnici lavorano fianco a fianco, unificando e armonizzando la tradizione pluricentenaria dell'arte artigiana con la costante ricerca nello studio e nella sperimentazione dei materiali per la loro applicazione ottimale nello sviluppo della progettazione strutturale, realizzata attraverso le più moderne tecnologie di disegno e calcolo. Questo comporta una preventiva accurata selezione delle essenze legnose a garanzia di un'elevata stabilità strutturale, un'estetica impeccabile ed una risposta sonora ottimale. La qualità sonora dell'arpa viene studiata ed analizzata nel laboratorio vibroacustico mediante sofisticate tecnologie di analisi e di diagnosi del suono e delle vibrazioni. Le lavorazioni di preparazione delle parti di un'arpa avvengono con macchinari tecnologicamente avanzati per ottenere la massima precisione. Questa è l'unica fase automatizzata del percorso produttivo. Tutte le arpe Salvi sono infatti scolpite ed intarsiate a mano da maestri artigiani che si adoperano, con una minuziosa cura del dettaglio, su legni preziosi come l'ebano, il palissandro, il noce e l'ulivo. Le parti strutturali sono ricavate dall'acero canadese, dal faggio e da molti strati speciali in faggio ed acero ad alta resistenza. La tavola armonica, invece, è ricavata dall'abete rosso della Val di Fiemme, lo stesso adoperato da Stradivari per i suoi violini. Assolutamente artigianali sono anche tutte le altre numerose fasi della produzione di un'arpa, che comportano da 4 a 6 mesi di lavoro per portarne a termine la costruzione. Pazienti mani dal tocco delicato ricoprono alcune parti dello strumento con sottili strati di oro zecchino in foglia da 23 carati. Raffinate decorazioni a pennello rivestono la cassa armonica, che verrà accuratamente verniciata insieme a tutti gli altri elementi che la compongono, garantendo una sicura protezione grazie ai numerosi passaggi sovrapposti.
Successivamente le varie parti dello strumento vengono assemblate con la massima precisione. Ma non solo di liuteria è fatta un'arpa, ben 2000 pezzi ne compongono la meccanica. Dopo essere stata montata, viene sottoposta alle regolazioni finali che precedono un'attenta e meticolosa accordatura. Infine, ogni arpa viene collaudata dall'esperienza di arpisti professionisti per garantire la massima affidabilità dello strumento. Nasce alla Salvi lo strumento che verrà suonato dall'arpista ufficiale del principe di Galles Carlo d'Inghilterra, commissionata da Sua Altezza Reale in persona. Questo unico prezioso esemplare, dall'inestimabile valore storico, è ispirato alle forme della tradizione degli antichi maestri liutai. Il 3 dicembre 2005 è stato inaugurato il primo museo al mondo dedicato interamente all'arpa ed alla sua storia, realizzato grazie all'impegno congiunto dell'azienda Salvi, della comunità montana Valle Varaita e della Fondazione Victor Salvi. Il museo sorge proprio sopra gli storici edifici della fabbrica e la sua apertura ha coinciso con il 50° anniversario della nascita della ditta. La Salvi è un'azienda all'avanguardia, ma organizzata come un'antica bottega, dove i maestri artigiani tramandano l'arte ai più giovani. Così la passione per l'arpa continua a crescere di generazione in generazione.